Ehi ragazzi, buongiorno. Allora, oggi sabato veramente milanese. Cioè, è come l'altro giorno. Vento, pioggia, sta volando di tutto. Sì, sta volando di tutto. Si prevede un weekend de merda. Comunque, qui c'è casino, pacchi di peluche. Brodo oggi. Ho preso i tortellini a posto. Quelli freschi? Comunque. È venuto il tecnico della fibra, anche se onestamente, cioè non abbiamo detto che dovevamo partire. Se no diceva, vabbè, ma se dovete partire è inutile che... Oh, ci hanno fatto anche lo sconto sulla bolletta che ci arriverà. Sì, che volevo dire, fino a quando hanno pagato? Che stupidini che sono. No, bisogna dire tu. Vabbè, così ma è forte. Comunque, ragazzi, qua siamo veramente nel bel mezzo del casino di nostra via. Spacchettiamo i nostri peluche. Io l'ho regalato questo, l'amore mio. Tocca il cuore. Perché c'è la vecchia moscia? Preparando. Calmati, arriva. Camo, si mangia. Papà, puzzola. Nana. Beh, guarda che capelli stasera che ho, ragazzi. Sono un bimbo minchia. Prendi Sì. le chiavi e prendi la spazzatura. Beh, ragazzini, siamo arrivati a casa di Fabio. Ora ci telefoniamo, metti su davanti, Aspetta, non faccio vedere niente, però. Vediamo cosa risponde. Aperto Signor direttamente. Guga? È aperto il portone? Ha già aperto? Ok, siamo trasendo. Arriviamo. Fatta buona anche tu. E lui è Guga. Se la tocco, che succede? Ciao, ma... ragazzi, ci siamo appena ritirati a casa di Fabio. Stasera niente caffè perché l'abbiamo già preso a casa di Nunzia e come vedete c'è un po' di spesa da salire alle 2 di notte, anzi 2 passate. Non lo so. Sono le 2:10. Sperando domani che domani sveglia presto le 7 massimo. perché? Che se il tempo è bello e permette, dobbiamo andare a A raccogliere le le castagne. castagne, Bosco Andiamo a Bosco Magnano. Magnano. Cioè, tenendo presente che per forza alle 7, che ho mezza di un'ora appuntamento sotto a casa di mia sorella e non ho preparato niente, la borsa, niente. La pasta sì, l'ho preparata, però la devo mettere nei contenitori. Devo preparare l'acqua, devo preparare Un po' di cose, dai. il beveraggio. Il beveraggio. I viveri. I viveri e i sopravviveri. No, perché poi devo prendere anche i guanti per prendere le castagne. Capito? Quelli che abbiamo nella veranda. Ma ho E solo la un paio. busta. E va bene, prendiamo una mano a ciascuno. Non fa male a nessuno. Perché d'altra parte devi avere la busta. Anche se a me le castagne non piacciono molto. A me sì, arrostite però, solo arrostite mi piacciono assai. Sì? C'è marmellata di castagne, c'è di marroni, o le castagne lesse, le castagne di pene. No, non mi piace, però è proprio l'arrosto delle castagne, il profumo. Oddio, Sì, quello sì, anche a me piace. quando le fai si impuzzolisce tutta una casa, però mi piace, sì, il profumo, mi piace proprio il sapore, Sì, solo le dall'aria castagne. proprio di autunno, di Natale, d'inverno, non so. Sì, e mi piace solo le castagne arrosto, però mi piacciono No, a me proprio. no. A A me me no. sì, e a me sì. Com'è?
A me sì. Vabbè ragazzi, con questo noi vi diamo una buonanotte. Certo. Iscrivetevi, commentate, mettete un bellissimo mi piace. Un saluto a tutti quanti. Ciao. Condividete. Buonanotte, ciao. Ciao.